pochi giorni dalla finale del Grande Fratello, anticipata al 25 marzo, due concorrenti hanno lasciato la casa più spiata d'Italia. Anita Olivieri prima e poi Paolo Masella, sono stati sconfitti ai due televoti, il secondo flash, durante la puntata andata in onda su Canale 5 e condotta da Alfonso Signorini. La puntata del 18 marzo del Grande Fratello ha anche regalato a Massimiliano Varrese la finale. L'attore è il terzo concorrente, dopo Beatrice Luzzi e Rosy Cin a raggiungere questo traguardo. Come detto, Anita Olivieri e Paolo Masella, invece, sono stati mandati a casa dal pubblico. In nomination, oltre ad Anita, erano finiti Simona Tagli, Sergio Dottavi e Greta Rossetti. Anita Olivieri è stata la meno votata con solo il 20% delle preferenze, mentre al successivo televoto flash è stato Paolo Masella a ricevere meno voti rispetto a Giuseppe Garibaldi. I GFini hanno votato il concorrente che, secondo il loro parere, meritava la finale, ma non sapevano che la votazione avrebbe portato ad un'eliminazione. Come detto, Paolo Masella ha dovuto abbandonare la casa a un passo dalla finalissima. Dopo l'addio dei due veterani, Massimiliano si è ritrovato con Rosy Cin e Garibaldi e ha parlato di una nuova strategia che vedrebbe coinvolta anche Beatrice, però assente durante la chiacchierata. Massimiliano chiama a raccolta i due e ha parlato spiegando di dover sostenere i veterani. È ora di giocare e sostenere chi si è fatto il mazzo anche a nome di Anita e Paolo. Poi lo dico anche a Beatrice, ha detto. Però poi è stato interrotto da Garibaldi, che candidamente gli ha risposto. Se a Bea le nomini Anita ti manda a fare in C asterisco asterisco asterisco.